Lino chiede di poter rivedere Alessia per un nuovo confronto. Mamro Carmen! Allora, Lino, ci hai chiesto di poter rincontrare la tua fidanzata Alessia. Volevo sapere io il motivo. Perché la tentatrice l'ha mandato a cagare, sicuro? Questa mattina mi sono svegliato e ho sentito delle mancanze, no? Delle mancanze forti. Ma la fangu! Mancava lei come è fatta, lei come mi tratta. E noi teniamo scritti qua scemi e ti crediamo, sì sì. Lino, tu hai rifiutato 5 volte il falò di confronto con Alessia. Nu record ha fatto! Posso dire una cosa giusto veloce? Voglio solo dire che per sicurezza ha portato un accendino alla benzina, perché si parla o pitch sana sana! Se sono venuta è perché mi reputo una persona molto matura ed educata. A differenza tua, e non mi comporto tipo a dispetto. Come qualche bambino qui e non dico chi! Beh, ti volevo chiedere scusa per i modi arroganti. Aspetta, sai le tue scuse cosa me ne faccio? Mi pulisco il culo! Cioè a me mi mancava, non l'aria tua stamattina, mi mancavi tu. Ti mancava l'aria mia e che sono un condizionatore! Mi è mancato tutto, no, di te? Ho visto. Cioè, mentre faceva il porco non l'ha proprio pensata. Poi appena la tentatrice l'ha succutata, sicuro? Mi manca! Ma lì no, vaffa quattro per te! Non le volevo da un'altra persona, io le volevo da te. Ah, però peccato che quella è bionda con il caschetto. Io sono nera con i capelli appunto lunghi. Già l'hai fatta e stai continuando a fare una colossale figura di merda. Io non vado per l'aspetto. Oh. Io vado per i modi. Ah, adesso si chiamano i modi, ma non ci fa ridere. Che hai dimenticato la tua fidanzata non ho di 4 anni. Non ho mai dimenticato. Hai dimenticato. Mai. Hai mai dimenticato. Io non ti ho mai messo a posto di nessuno. Non ho mai detto ti amo, ma ci mancava stato con altro. E ci mancava solo questo. Mancava poco. No. Perché tu il bacio gliel'hai dato qua. No, là forse ti sei sbagliato. Io mi sono sbagliata, ma ti faccio vedere io come mi sono sbagliata. Non mi ha mai abbracciato in questo modo, te lo giuro, mai. E adesso lo vorrei abbracciare io così forte da strozzarlo! Leggi, ma abbracciare a te. Sei stato con un mostro in poche parole. Sì. Sì, è peccato che me ne sono accorta solo ora, che sei un mostro schifoso! Sì. Non mi sembri tanto sicuro però, perché ti vedo qua. Allora lo sai. Sì, lo so, cadena a capo per sparte il orecchio! Allora lo sai. Come? Sì. Sarà una risposta, no? Ben. La risposta che ci siamo dati tutti è che stai acceso. E mi dispiace che comunque sono buttati 4 anni. Ho buttato io, no tu. Tu una cosa, retta, che la capa cacchi cate di nuovo. Lo sai che sono... ti ho voluto rincontrare per scienzi. Ma quanto è ridicolo, ci ha richiesto anche un altro falò, ma ce la fa? Che mi guardi, stai preoccupato? E fai bene perché scatenerò la mia ira su di te! Da questo momento in poi le telecamere si sono fermate, quindi qualsiasi cosa sia successa noi non ne siamo a conoscenza. Lo sa Lino. Pure, allora ha fatto porco sicuro, Filippo! Lui dice che si sente giudicato da me, senza pensare però tutto quello che mi ha fatto. Povera donna, non chiagni per sto scarrafumo! Lui è venuto qua, insieme a me, quando stava là dentro non mi ha pensato neanche un secondo, Filippo. Ha pensato solo ai suoi parci comodi, sto scorfano. Neanche un secondo. Stai zitto. Muto che ti do fuoco. Non mi doveva portare qua per farmi vedere tutto questo. E lo sapeva bene. Pazzisci una cosa. Pazzisci una cosa. No. E si è nato. No. Vieni un attimo qua. No. No, no, tu mi hai avvicinato ai casi del merda. No. Che fai così? No. Se dobbiamo parlare, parliamo, ma non mi tocca. Non mi tocca schifo che mi passi la tua mediocrità. È venuto qua che era fidanzato. Era fidanzato. Era, hai detto bene. Io me l'aspettavo che faceva un po' il buffone, un po' il divertente, perché lui è così. È così, un pagliaccio vivente. Però è andato oltre. È andato oltre. Anche il modo che ballava sulla barca. Ale, con ma questa... sulla zitto, barca sto parlando stato... io. Filippo, se mi parla da sopra, io piglio un gommone e lo investo. Pensavi potesse soffrire? Vedendo queste cose. Per altre cose, per cose più profondi. Cioè per quello per che le parole? Ho... Per cose più profondi. Tipo il fatto che sono squallido, fetoso e zozzoso. No, per quello che ho provato per Maika, per le sensazioni che ho provato più profonde.
Ma no, per una ballata sulla barca, perché io non... Ma lui sa come si balla? No, perché appoggiare quel microscopico schifo che si ritrova addosso a quella non è ballare, ma è fare pietà. Hai provato sì, ma quelle sensazioni, okay, io le voglio da te. Dammi, tu, sei, tu me le vuoi dare queste sensazioni? Ma che taggiare, hai fatto un strano avaliato e quattro cazzotto in fronte. Che c'ho un fidanzato a casa che non mi ha mai rispettata, dove Alessia si è sempre data dei pizzicotti sulla pancia per non perdere il suo fidanzato. E tu c'ha la raizzi? Pizzicotti pesanti proprio. Io non ti ho mai mancato di rispetto, Carolino. Mai. Ma perché i daggi mancano di rispetto. Cioè lasci. Filillo a fuoco, levatemelo da vicino che lo affogo. Quelle cose là non le voglio da quella persona là. Come hai fatto a capirlo in così poche ore? Bravo Filippo, affondalo! Glu 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 glu. È perché mi sono svegliato stamattina e mi sono sentito male. Ah. E perché stai qua? Ti sei sentito male? Perché ne aiuto all'ospedale lontano da me? Che mo pensavo che veramente l'avevo perso. Penso che ancora. No, ma mi perso. Grande, lasciala, sto meniendo. Che le cose tu te ne accorgi quando le perdi, no? Pensa, io ti ho perso e mi sono accorto di aver fatto la miglior cosa della mia vita. Voglio ripetere che le telecamere, nel momento in cui tu incontri Maika, siete andati via insieme, si sono fermate. Sì. Filippo, ti amo come affossi tu le persone, nessuno. Non vuoi dire qualcosa ad Alessia? Sì, però ne parlerò in disparte. No, voglio sapere mo. Umaro kafat chi? Penso per un po' di privacy pure per l'altra persona. La privacy dell'altra persona? Ma te la faccio pure in buona privacy dell'altra persona. Che cosa? Niente. Cioè, niente, che siamo usciti insieme, lei ha preso una camera singola e una camera singola. Ma va fangu! Punto. Nello stesso hotel. Ok. Due camere. Dove fa? Ci credi? Okay. No. E manco noi, ma che ha da credere a sto scrificio? Non credi a nulla più a lui. Allora tu non... Ma sei innamorata di me? Sì, ma non ci credo. E fammelo brillo. No. Ma chi sta per fa una cosa tanto fa avere sta guaglione? La via per andartene a cagare! Vediamo cagnam, ricominciamo da zero. Ma che ti pensi che siamo in un cantiere che abbattiamo e ricostruiamo? Io abbatto sulla te e te lascio sotto il macer, baby! Ma ormai le cose mie le capite. Io le tue le ho capite, io, cerchiamo che ho capito, di... Ma... Le cose tue le ho capite, oggi capito solo che ti piace fa... Tu sei venuto qua mi so, con me. Mi sono vissuto il villaggio, mi sono vissuto delle sensazioni. Ma tu ti sei vissuto il villaggio, io mi voglio vivere una vita senza di te. Scusami, abbiamo finito il falò, ok? Una persona innamorata, la prima cosa che fa... Va dall'altra parte. Ya, non lo mette troppo a figuraccia perché già ci ha pensato la natura. Ma stiamo scherzando. Ma quello tra parentesi per me è stato, come Dio fa capire, un rifugio, capito? Cioè... Oh, rifugio, tu dai al rifugio a Coppa Giova, così salvammo l'umanità. Un rifugio? Tra parentesi sì. Filippo che ti sta asfaltando ripetendo le tue stronzate. Non potevo stare solo, volevo qualcuno che mi tranquillizzava e lei era l'unica persona che mi poteva tranquillizzare, capito? Perché ho approcciato con lei, mi sono capito con lei, capito? Vivitela fuori. Brava! Ma segnami, vivitela fuori perché quella ti appende le a te. Godo come un riccio appena nato! Io non ho più niente da dire. Non mi serve a me vivere male da fuori, perché sono venuto qua per fare per... Grande donna lì, no, decise, vado! Faccio con te per cercare di uscire con te. No. No. No, no e no! Niai! No, è scomparso tutto. No, non è scomparso tutto. No, ma io devo voler bene prima a me stessa. Io già una volta ho preso la mia, più di una volta, ho preso la mia dignità e l'ho scamazzata sotto i piedi per te. E mo scamazza te e si prende la sua dignità, grande Lot. Mamma, non me la scamazzo più, basta. Ma scamazzati tu e quella faccia di cacchio che ti ritrovi. Non ti dovevi proprio azzardare, proprio i modi che ha avuto con lei, quei baci. Cioè, non hai capito che io non l'ho fatto perché allora volevo. Sei falso, allora, allora tu hai un problema, amore mio, ti fa guardare. Chi sta incurabile, sta abbassando a me. Te, si ti faccio sentire femmina. Ma se tu mi metti le corna, mi metti le corna. Me lo levate davanti perché sennò lo incorneo. Cioè, tu sbagli tu, io ti devo dare io le attenzioni a te. O tu devi fare un qualcosa per farmi fidare di te. Lui deve fare una cosa, scomparire da questo pianeta. Entrati solo col problema tuo, siamo entrati pure col problema mio. Problema tuo, tu stai chi ne problema? Il problema è che esisti. Penso che il problema era di entrambi. Perché io non avevo fiducia in te e tu me lo dovevi dimostrare. Invece il percorso è stato fatto per tutti e due, io anche io dovevo capire. No, amore mio, tu non è... Basta, mi hai cagato cacchio! Pensaci buono. No. Tu non cambi, tu sei questo. Sei questo, me lo dovevi dimostrare qua. Mi dispiace, no. Io ci ho pensato molto bene, voglio stare lontana da te. No, Alessia, decidi di tornare a casa con lei, no? Sei sicura? Sì. Grande! Sei sicuro? Sì. Chi è
Penso solo che non mi ama, punto, basta, amore, se ne volevo lasci pulito. Solo questo penso. Brava, hai capito tutto, sei una grande! Che se era innamorato chi ricorreva da me, non correva da quella. Ecco, qui lui scorfano! E mo vieni e dici, scusa, hai capito che sei innamorato, ma sta a posto? No. No, l'ha fatto per ripulirsi, punto, basta. Ma a me mi ha persa. Lui ha perso un tesoro, tu ne hai perso manco cacchio. Che vaffanculo.